Ehi là ragazzi, sono Andre dei Due Giocatori Incapaci e siamo qui su Pokémon Rubino Omega, sesto episodio. E prima di scordarmene, volevo dire, vedete questo Brandon alla mia sinistra e questo Groudon fierissimo alla mia destra? Qualcuno mi ha detto che non sono troppo, diciamo, adatti e potrebbero distrarre. Mi dite che fanno schifo e che veramente vi distraggono dalla visuale del gioco, io magari o li tolgo o li sostituisco. Comunque, fatemi sapere un po' voi perché vedo un po', insomma, se voi mi dite che non danno troppo fastidio, li lascio. Io li ho messi perché altrimenti dovrei lasciare delle bande nere micidiali ed è brutto. Però, se mi dite che così è peggio, appunto, io tolgo. Detto questo, sapete cosa succede quando un uccello sale a livello 22? Questo! Toto, li trasporto di start. Stavo per dire una cazzata, quindi mi sono fermato in tempo, per fortuna. Ma guardate quanto è figo. Mio Dio! Tra lui e Mytyena adesso non so più chi è figo. Cioè, chi è più figo. Sono tutte e due estremamente, estremamente swag. Ci sono ancora allenatori qui. Ce ne stanno tre per l'appunto. E c'è anche una super guardia a terra. Ok, battiamo un po' sti tre, va. Come poteva mancare il dignitosissimo Magikarp a un pescatore, eh? Ma ok. Non mi fai nulla. Neanche. Ok, sì, mi hai fatto male. Mi hai paralizzato. Tibaile vorrebbe imparare Fendifoglia. Oh mio Dio. Vabbè, qui mi dispiace, ma inseguimento bisogna toglierlo. Madonna, Fendifoglia è tipo la mossa migliore che potrebbe mai imparare in tutto il Let's Play. Ok, ragazzi, abbiamo battuto tutti quelli che erano sul lato sinistro della strada. E adesso ci accingiamo ad andare di qua. E c'è qualcuno nell'erba che è esattamente un coso al 13. E noi lo distruggiamo. Ma se ne. Veramente, non ci credo, ci ha dissato così, cioè. Ok, ragazzi, scusate se adesso vedete giorno, ma ho dovuto mettere il 3DS sotto carica che mi sono accorto all'ultimo momento che stava veramente cedendo la batteria e nulla, e quindi sto riprendendo adesso, dopo qualche ora, tipo è passata un'ora e mezza, ma nulla di troppo tragico. Facciamo subito fuga e andiamo avanti. Dai che voglio raggiungere Ciclamipoli, nessuno mi fermerà dal mio. Non ci credo, no. Ho appena detto che nessuno mi fermerà. Da quanto tempo? Stavo proprio cercando di Pac-Man. Mio padre dice sempre che una volta c'erano molti più Pac-Man perché la natura era più rigogliosa e abbondante. Io e mio padre facciamo ricerche sul campo per approfondire le nostre conoscenze su quei Pokémon scomparsi. Nel mio ultimo viaggio fin qui mi sono imbattuto in molti Pokémon e ho imparato molte cose su di loro. E ciò ha reso me e la mia squadra più forti. Quindi, grandici di una lotta. Io ti odio male, veramente, ma tanto ti odio, devi sapere, cioè. Wailmer. Lotta tra obesi, baci, best lotta ever. È sumo, è praticamente sumo. Ah, cazzo, avevo messo il 3D sul 3DS, non me ne ero accorto, mi sono distrutto un occhio. Madonna, quanto è fastidioso il 3D. Ah, poi magari solo a me fa questo effetto, ma se lo guardo. Se lo guardo di striscio succedono cose brutte, tipo questa. Ma dai! Quanto odio le abilità del contatto, Cristo. Avvelenato così a caso. Vabbè, vabbè, dai. Ma povero uccello, ma ce l'hanno tutti col mio uccello, io non lo so veramente. Con Combusken. Sai che ti farai malissimo, tipo male, 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 vero? Bam, one shot kill. Goodbye. Vedo anche tu allenando parecchio le squadre. I nostri Pokémon si sono stancati. Per prima cosa dobbiamo pensare a farli tornare in forze. Ecco, almeno renditi utile e curami i Pokémon, è qualcosa che puoi fare. La tua squadra è tornata in forma. Ecco, questo è per te. Ricerca strumenti, metti il detector. Mette ricerca strumenti nella tasca. Questo è il detector. Rileva la presenza di strumenti che non sono visibili a occhio nudo. Si mette sulla fronte. Provalo! Sarà divertente vedere le luci che si muovono sopra la tua testa. Vedrai che ti sarà molto utile. Ci vediamo. Cerchiamo entrambi di incontrare tantissimi Pokémon. Dove hai tirato fuori quella bici? Mortacci tua. Dammela anche a me una bici. Ah. Eccoci qua nella pre-parte Ciclamipoli. Ehi, non disturbarmi mentre sto pescando. Le preve di. Sì, quelle si spaventano. Ok, ragazzi, quindi dirigiamoci a Ciclamipoli. Che bel tunnel. Che succede?
Questa è Ciclamipoli, wow. Andiamo a prendere la bicicletta da biciclele e andare in bici è divertente e fa bene al corpo e allo spirito. No, prima di tutto voglio sfidare il caporesta di questa città. Questo è Lino, insomma, va, abbiamo capito. Dritto per di qua, oltre il giardino. Ma mio Dio, ragazzi, scusate se ho tipo skippato i dialoghi così, ma è che Ciclamipoli non era affatto così come me la ricordavo. E quindi mi ha un po' sdraiato. Ok, ma sì. Devo solo ambientarmi un attimo. Area ristoro Ciclamipoli. Qui invece c'è un cestino. Cos'è sto edificio? Centro lotta inversa. Oh Madonna, che vuol dire? E qui invece ci sta casa esami di ON. Io, ragazzi, sono alquanto affascinato da lotta inversa. Che cosa significherà mai? Ok. È in grado di invertire le compatibilità del sistema di efficacia. Oh, che figata! Ok, ragazzi, quindi se i tipi sono invertiti, tecnicamente il mio uccello con aeroassalto dovrebbe rompere il culo a Boltorb. E infatti, oh mio Dio, che cosa magnifica fare questa. Oh, è bellissimo. Aeroassalto super efficace a una palla d'acciaio. Oh. Quindi contro di te all'acciaio, giusto? Perché l'acciaio sul tipo normale è normale, vabbè. Oh, cazzo. Mi ha veramente devastato. E al tipo normale allora. Ah, già, al tipo spettro. Io non ho mosse spettro. Già. Beh, ti farò fulmine in denti. Ehi, 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 non dovresti farmi. Ma non puoi farmi così! Quanto mi hai fatto? Ma che cazzo? Ma muori! È l'ultimo che mi è rimasto, T-Vile. Ma veramente? Ma Loudred? OP! Quindi io mi faccio tipo. Vabbè, fendi foglie e ti sdereno, punto, cioè. Ti prego, mandami un tipo fuoco. Ti scongiuro, mandami un tipo fuoco. Non mi mandare un tipo acqua. O uno qualsiasi. Grimer? Bellissimo! Che culo! Che culo! Mega assorbimento! Grandissimo! Che bello! E mi usi tuono pugno? Ok, sì, è super figo. No! Non. Vabbè! Vabbè! Ho capito! Vabbè! Figliolo, sì, ciao. Ho sborsato 600, è alle strette. Tu zia è alle strette, però non mi puoi shottare tutta la squadra da uno all'altro fino a che non perdo. E dai, facciamo i bravi per una volta tanto, uffa. Ma poi mi hai fatto ritornare qui a Porto Selcepoli. Ma quanto ti voglio male, ma quanto ti posso volere male. Ok, ragazzi, eccoci tornati a Ciclamipoli. Proviamo a entrare nell'area a ristoro. Invece c'è qualcosa di importante. Tu chi sei? La prima volta viene più? Sì. Per mangiare ci sono regole ben precise. Ok, prima ordino, poi attendo il mio piatto. E poi? Qualcuno verrà a reclamare. Stai scherzando, cioè. Un panino villaggio, novità arrivata. Ovviamente dobbiamo lottare per tenere il posto. Ma stiamo scherziamo, cioè. Siamo pazzerelli qui, eh. Ok, proviamo, ordiniamo qualcosa, dai. Tizia. Un panino villaggio? Sì, dai. Ho preso nota, prendi questo ricevitore, ti avviserò quando sarà pronto. Il tuo menu sarà servito in 5 turni di lotta. Intanto siediti pure. 5 turni di lotta. Ok. Ehi, tu aspetta un attimo, quella è la mia sedia. No, non è vero, cioè, ne sono abbastanza sicuro di essermici seduto con il mio sedere. Chi perde non può sedersi a mangiare. Quando riuscirò a gustare una di queste prelibatezze? Quando non farai più schifo a lottare? Per il momento datemi il mio panino che ho fame, per cortesia. Oh, che cos'è? Un terremoto. Il ricevitore ha suonato, il tuo ordine è pronto. Mo mi fottono la sedia ora che mi sono alzato, però. Ecco il tuo panino villaggio. Mi dispiace, ormai si è raffreddato. È più buono appena mi prendi in giro, cioè. Oh mio Dio.
Ok, questa cosa è stata parecchio inutile, andiamocene. Benvenuto, questo è un negozio specializzato in specchi. Veramente? Vedevo cheeseburger ovunque, cioè. Ok, nel nostro tentativo di andare a prendere la bici siamo invece incappati in questo momento dove la trama va avanti. Sì, la trama, ok. Zio, per favore, fammi entrare! Ma no, non puoi entrare. Ma sì, posso farcela. Ecco, quello è tutto il discorso. Ciao, Andel, in realtà siamo diventati molto più forti. Bla 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 bla. Mio zio deve capirlo. Bla 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 bla. First world problems. Bla 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 bla. Lottiamo. Bla 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 bla. Il mio Raz deve vincere. Bla 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 bla. Cioè, che poi tu vuoi vincere una medaglia con un Raz al 17? Praticamente, se questi sono gli standard di Ciclamipoli, io posso entrare, richiedere la mia medaglia e uscire senza lottare. Wow, della tua forza strapiglia. Ante. Figliolino, non buttarti giù. Ok. Niente ti impedisce di andare avanti e perdere di nuovo. Torniamo a casa. Sì, è meglio che vai via, dai. Io, grazie a questa sfida, ho capito quanto faccio schifo. Quindi, Ande, se per te va bene, vorrei considerarti il mio rival. No, scusa, no, non importa, dai. A presto. Madonna, non ti avrei ucciso. Cioè, potevi dire la parola rivale. Ok, ci ha dato la MN06 spaccaroccia. Se ti capita l'occasione, perché non vieni a trovarci a Mentania? Lino ne sarà felice. Ok. Palestra di Ciclamipoli. Capopalestra Walter, l'uomo dal sorriso elettrizzante. Ok, ragazzi, sembra che abbiamo trovato la base delle biciclette. C'è scritto bici da turismo importata da Kalos. Bene. Bene, bene, chi abbiamo qui? Un cliente molto. Ah, sei tu, Clelio. Finally. Le scarpe da corsa sono molto sporche. Vieni da lontano? Sì, dai. Mi stai dicendo che vieni da Albanova? Sì, ne ho fatta di strada. Infatti, con la tua bici potrei fare tutto. Sì, me ne regali una, grazie. Una da corsa e una da cross. E per le cose più tecniche, beh, ma neanche. Ma non ci penso minimamente. Ovvio che io voglio quella da cross, cioè. È molto più faiga. Ok. So che serviranno tutte e due a volte, ma tanto posso cambiarla in ogni momento. Vero, Clelio, vero? Spero. Comunque, adesso abbiamo la bici. Direi che possiamo andare a battere la palestra. Ed eccoci davanti alla palestra. Guardate quanto è fiera la bici da cross. Oh, Madonna, l'ho tolta. Guardate, guardate quanto è fiera. Guardate, guardate. Guardate che figata. Voglio entrare in palestra con la bici. Fuck the system. Vai così, bravissimo. Hai soddisfatto il mio sogno della gioventù. Ok, abbiamo robe elettriche dappertutto e tu sei il mio primo sfidante, dai. Ragazzi, il nostro primo sfidante è andato e Ciambellotto si sta evolvendo finalmente. Anche lui. Dai, che. Non sarai più puccioso, questo è vero, ma sarai molto, molto più badass. Guardate quanto è enorme. Cioè, le sue mani occupano tipo metà schermo, cioè, non vorrei dire nulla. 1, 2 e tada! Push dimentica Turbo Sabbia al suo posto, impara garanzia. Ok, in teoria adesso che abbiamo battuto tutti gli allenatori dovremmo essere arrivati infatti da Walter. È stato fin troppo semplice per i miei gusti. Vediamo cosa ha da dirci. Sta fissando un meccanismo elettrico dalle dubbie sembianze. E come. Sei epico, è tutto ciò che ho da dire. In queste ciabatte proprio. Ma è nonno Ugo! Ehi, come ho fatto ad arrivare qui? Oh mio Dio, non strillare. Sì, esatto, l'ho fatto. Ho dovuto rinunciare al progetto di modernizzare tutta Ciclamipoli. Ora mi dedico unicamente alle sfide con i giovani allenatori e bla bla bla. Io, Walter, capo palestra di Ciclamipoli, ti elettrizzerò. È sempre la stessa frase da generazioni, Walter. Ammetterò che gli standard di questa palestra sono effettivamente bassi, perché con un bruciapelo ti ho tolto metà vita. Caro Voltorb. Usa sottocarica. Sottocaricati, ubercarica, ti fai come vuoi. Tanto sei morto. Ciao. Ok, adesso mancherà tipo un Magnemite. È ovvio. E poi? Dimmi che non era l'ultimo. Ah, ok, no, non è l'ultimo. Meno male, perché sennò sarebbe stato molto triste la cosa, cioè. Vai, Push, usa per la tua prima volta il tuo bullo. O meglio, fai il bullo. Sì, attacco del magneto al nemico aumenta di molto, ma ti confondo anche io. Dai, colpisci da solo. Bam! Bravo, prenditi a sberle da solo, imbecille.
Uè, T-Bile sale al 26. Uè, Ciambellozzo sale al 25. E magari sale anche Uccello al 26. Ok, questa è stata proprio l'expata della vita. Ma adesso pensiamo a finire quest'ultimo piccoletto infame che ha 0 HP. Fulmindenti. A sfregio. Ah 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 ah. Ok, ho perso. Mi date la scossa, prendi questa medaglia. Ragazzi, terza medaglia. E questa è la medaglia. Vediamo un po' se azzecco. Medaglia Dinamo. Ok, no, non me la ricordavo. Potrai usare Spaccaroccia fuori dalla lotta. Ok, inoltre Pokémon fino a livello 40 seguiranno puntualmente le tue istruzioni, comprese ricevuti tramite scambi. Perfetto. Quando ottieni l'MT72 che contiene Invertivolt. L'MT72 contiene Invertivolt. Sì, lo so, l'ho appena letto. Bene ragazzi, adesso che siamo fuori rimane una sola cosa da fare, andare avanti contro i Cappucci Rossi, ebbè ovvio. Il Monte Camino, ma se siamo qui a Cincischiaro Ottavio non sarà affatto contento. Oddio, e mo chi è questo Ottavio? Avrei dovuto portarmi qualcosa da mangiare. E non mi fate venire fame. Nell'episodio scorso quella lì con i spaghetti allo scoglio, ora tu con robe da mangiare per il Monte Camino, dai. Devo ammettere che Ciclamipoli era comunque molto figa, me la sono fatto un giretto. Poi magari ve lo faccio vedere meglio. Ve la faccio vedere meglio in un altro episodio quando ci ritorneremo. Ho sfidato la famiglia Vinci, ma quattro lotte una dopo l'altra sono troppe per me. Mi hanno annientato. Ah, voi siete la famiglia Vinci. È fatta. Li spacchiamo. Io l'avevo detto. Bene, ragazzi, andiamo in giro con la nostra bici. Ho insegnato Spaccaroccia al signor Ciambellozzo per poter passare. Questo mazzo è incrinato. Usare la mossa Spaccaroccia? Sì. Spacca tutto come se non ci fosse nulla. Nel giorno dopo, successivo all'alba, al tramonto e tutti i tempi, i Geodude, i fottuti Geodude che si nascondono nelle rocce. Ma perché? Qui ci sono due giornalisti. Voi siete Tea e Teo, io lo so. Mi ricordo di voi, siete Teo e Tea Reporter. Vediamo se ci ho preso. Tea e Teo, mamma mia, ragazzi, best memoria ever. Non è vero, faccio schifo, è solo che ci ho lottato 1000 volte. Non sbagliavo, abbiamo scoperto un grande talento. Sì, davvero, questo è proprio uno scoop. Addirittura. Solo perché ho battuto voi due, sono un gran talento, cioè. Lascia che ti spieghi. Siamo sempre in viaggio in cerca di allenatori per le nostre interviste. E faccia, fatemi una domanda, dai. Descrivi le tue impressioni sulla lotta. Il tuo messaggio potrebbe essere inviato ad altri giocatori connessi. Ah, è una minaccia questa, cioè. Sì, direi che è sufficiente. Non puoi inserire quella parola. Chi l'ha deciso questo? How about this? Ah, sderenati va bene invece, eh? Va bene. Certo, un commento perfetto, credo proprio che ne verrà fuori un ottimo servizio. Ok. Ehi! Guarda, Ande! Quello là c'è il Monte Camino! Sì, lo vedo. Davvero imponente, visto da vicino fa proprio impressione. Un giorno vorrei salire sulla funivia e arrivare fino in cima! Ande, la tua squadra non sembra molto in forma, la rimetto rizzato La mia io! squadra sta benissimo. Giù le mani. Ah. Ho anche una cosa da darti! MN04 forza. Grazie mille, pupa. Sono sicura che avrò occasione di usarlo nella strada di montagna. Però ricorda, potremmo usarlo solo se la mandella della molesta di cuore di lava. Oh, accidenti, devo scappare. Se devo andare per questa razza, mi prendo le bande. La prossima volta magari faremo una lotta. Sì, guarda, non c'è fretta, vai tranquilla, tanto anche io ho da fare. Ci vediamo alla prossima. Quindi, ragazzi, avete sentito? Vera! Dice a cuor di lava, il Monte Camino, la medaglia e tante altre belle cose che vedremo nel prossimo episodio. Quindi non mancate, scrivete qualcosa qui sotto, pollicione che punta verso il Polo Nord. Se siete dei gran fighi e delle gran fighe, condividete il video. E ancora più fighe e più fighe, lo sapete già, iscrivetevi al canale. Bella.